degli animali, benvenuti al GIS. Siamo a Bologna per il volo di Epimeteo. Qui a Bologna, al Centro Congressi di Sette Gold, con Roberto Marchesini, il GIS. Ma da dove nasce il GIS e il volo di Epimeteo? Io te lo devo chiedere, cosa significa il volo di Epimeteo? O Epimeteo o Epimeteo, come la pronuncia, giusta? Epimeteo, sì, 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 è giusta. Epimeteo è il centauro che ha dato le virtù agli animali e che molto spesso si è detto, beh, gli animali sono figli di Epimeteo, l'uomo invece è figlio di Prometeo e quindi è inventore della tecnica. Poi si scopre che in realtà l'uomo tutte le tecniche, tutte le culture le ha imparate dagli animali, quindi diciamo che le virtù che Epimeteo ha dato agli animali poi diventano la nostra fonte culturale, cioè, che ne so, la danza l'abbiamo scoperta vedendo i rituali di corteggiamento degli uccelli, la musica ascoltando i fraseggi e gli armonici dei fringillidi e via dicendo, per arrivare fino alla tecnologia. Quindi diciamo siamo figli di Epimeteo. Tre giornate davvero molto interessanti. Abbiamo visto oggi pomeriggio che sei stato molto, molto presente in questo momento particolare, quando hai raccontato di come comportarsi, di come approcciarsi comunque con gli animali. Sì, è molto importante innanzitutto rispettare il fatto che ogni essere vivente ha le sue caratteristiche, quindi non antropomorfizzare, non umanizzare, che non è far piacere a un animale. In realtà ogni specie ha il diritto di essere trattata secondo i canoni della propria, cioè un gatto come gatto, un cane come un cane, un cavallo come un cavallo. Ecco, questo è il punto fondamentale, quindi l'approccio etologico, cioè quello che rispetta l'etogramma, rispetta il catalogo comportamentale di una specie, sta al centro e quindi per una cultura che in qualche modo sia amante degli animali, rispettosa degli animali, ma soprattutto abbia voglia di valorizzare la loro diversità e non di andarli a omologarli a dei quasi umani, che non ha molto senso e toglie il più bello di questa relazione. È uscito il nuovo libro, mi hai fatto ridere oggi quando hai detto di Star Wars. Sì, no, sta uscendo il libro Fondamenti di Zoantropologia. La zoantropologia peraltro è il leitmotiv di tutto questo incontro. La zoantropologia dice in pratica che la relazione con gli animali è una relazione fondativa di quello che noi siamo. E è uscito questo, il primo volume di questa ricerca, che avevo già iniziato all'inizio del 2000, nel 2005 pubblicai quella applicata, cioè il volume 2, e adesso ho pubblicato il volume 1, perché in effetti poi la ricerca zoantropologica teorica è molto più complessa, è stato un lavoro molto più lungo. Essendo aumentata la popolazione, sia in generale, sia canina che felina che umana, in maniera sempre più evidente, che cosa succede? È stato necessario ricorrere all'allevamento intensivo e all'agricoltura intensiva. Questo ha portato un sacco di problemi. Le patologie che sono attualmente dentro tutti noi sono legate proprio a questi due elementi. Dove c'è la distribuzione organizzata, dove c'è la grande distribuzione, noi troveremo che l'incidenza delle patologie è molto più evidente di quello che c'è dove c'è ancora un'economia rurale. Al GIS, queste tre giornate internazionali SIUA, non poteva mancare il dottor Canello. Qual è il tuo ruolo qui in queste giornate? Beh, si parla di benessere animale, effettivamente ci sono molti modi per dar benessere all'animale, no? Uno è quello di capire il suo linguaggio, perché quando questo animale viene in casa, che sia un cane, un gatto, un coniglio, oppure se uno tiene fuori, non so, delle pecore, diciamo dei cavalli o qualsiasi animale, è importante capire che questo animale non può scegliere, siamo noi che abbiamo scelto lui e quindi dobbiamo noi essere attenti a capire il suo linguaggio, e ognuno di questi animali ha il suo linguaggio e anche quale sarà il suo tipo di alimentazione, perché lui non può scegliere quella che sarebbe la sua alimentazione naturale se vivesse in mezzo ai boschi senza che ci fosse l'uomo. Ho visto, vi ho seguito in questi mesi, ho visto questa unione tra SIUA e Forza 10 Sanipet di questo prodotto Armonia, diciamolo, perché comunque è un'alimentazione proprio dedicata. So che c'è un canile proprio a Bologna dove tutti i ragazzi della SIUA ci stanno lavorando e hanno trovato anche degli ottimi risultati, veramente stanno raggiungendo degli ottimi risultati. Diciamo che il concetto è molto semplice, già detto, lo ribadisco, noi siamo quello che mangiamo, quindi il carburante
della nostra macchina è l'alimentazione. Se l'alimentazione è completa e priva di inquinanti pericolosi, dandogli magari un aiuto per quanto riguarda il sistema immunitario, quindi dando delle piante medicinali che sono estremamente efficaci per ripristinare quello che è l'equilibrio del sistema immunitario, noi potremo garantirgli quello che è uno stato di benessere di base e che gli permette di avere anche uno stato di benessere non solo fisico ma anche a livello comportamentale, perché effettivamente questa nostra macchina, la macchina di un animale, funzionerà anche sul piano mentale se gli alimenti che noi gli diamo o che noi mangiamo sono come è previsto dalla natura. Più ci allontaniamo dalla natura e più evidentemente l'animale avrà problemi. Questo amore per questi bellissimi lupi, quando nasce? A un certo punto della sua vita, all'inizio, è stato operatore in uno zoo in cui erano rinchiusi due lupi in un'area strettissima ma di pochi metri di area, e questi lupi venivano continuamente disturbati da bambini e dal pubblico, e si è giurato che lui avrebbe fatto tutto per questa specie così incompresa. Non hanno mai cercato di attaccarla, di farle del male. Lui è uno di loro. Lui vive due vite, una da uomo e una da lupo, ma non vi dirà mai quale delle due, a quale delle due gli piace di più. So che ha molti ettari dove alleva i lupi, ci sono già questi lupi, ne ha già parecchi, ma io più che chiamarli lupi li chiamerei i suoi piccoli. Sono i suoi compagni. Un domani chi potrà stare dietro ai suoi compagni? Quando io non sarò più in grado, allora ho sicuramente mia moglie, ma anche un'altra ragazza che ho educato a questo difficile compito. So I'm still free. Sono difficili da gestire o no? Niente. Lui entra in un recinto di animali adulti e sono i lupi alfa che in genere vengono incontro a lui e lo salutano. Lui però non si può permettere di avere un'interazione col resto del branco, perché se lo fa viene attaccato dal capobranco. La sua giornata tipo, da quando si sveglia la mattina a prima di imbrunire, insomma prima di andare a letto, qual è? La sua routine è di entrare almeno una volta al giorno dentro questi recinti. Sono quattro branchi di animali diversi. Il grosso problema è che, essendo l'olfatto uno forse il senso più sviluppato in questi animali, lui non può, deve cambiarsi ogni volta facendo una doccia per eliminare l'odore del branco che ha appena visitato. Se non fa questo rischia anche lì l'attacco. E poi gli dà da mangiare, e gli dà da mangiare non sempre ogni giorno ma anche ogni due giorni, a seconda di come gli animali sono, lo giudica lui.
la lascio andare, è stato veramente gentilissimo, sono, ripeto, molto onorato di averla intervistata e sono molto contento che ci sia una persona come lei a poterci dare queste informazioni che sono veramente molto, molto interessanti, davvero. Danke schön. Grazie. Grazie.